Nella prima domenica di giugno, la sede vaccinale pesarese ha visto allargarsi la platea anagrafica dei cittadini pronti a ricevere la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Ieri, infatti, nei locali dell'ex Ristò, insieme ai maturandi che si sono presentati per l'ultima giornata dei Vax Days organizzati dalla Regione e destinati agli studenti in procinto di affrontare l'esame di maturità, c'erano anche trentenni, ventenni e ragazzi non ancora maggiorenni. Cittadini che hanno dunque ricevuto le prime dosi dei vaccini anti-Covid il giorno dopo l'apertura delle prenotazioni riservate alla fascia d'età compresa tra i 12 e i 39 anni. A partire da oggi, invece, anche sul nostro territorio, la campagna di vaccinazione potrà contare sul supporto delle farmacie, nelle quali sarà possibile prenotare il giorno e l'orario per le somministrazioni che partiranno dalla prossima settimana. Noi, come Farmacie Comunali di Pesaro, abbiamo scelto di aderire e la prenotazione la facciamo in tutte e 9 le farmacie di Pesaro e anche in quella di Gabicce, e poi man mano, a seconda anche delle prenotazioni, abbiamo già aderito con 5 farmacie su Pesaro e con quella di Gabicce proprio per il vero e proprio inoculazione che partirà da mercoledì 16 e quindi dalla prossima settimana. Si partirà soprattutto nelle farmacie dove abbiamo creato i veri e propri hub, pensiamo alla farmacia di Via Giolitti, cioè la farmacia Costa, piuttosto che la farmacia di Soria, dove noi a fianco della farmacia esistono degli ambulatori medici e utilizzeremo quegli spazi proprio per fare l'inoculazione, per non andare a interferire con la normale attività della farmacia. Poi man mano che vedremo che crescerà il numero dei prenotati, perché sicuramente questo succederà, ci organizzeremo anche negli altri 3 punti vendita, che sono quelli di Villa Fastigi, quello di Cattabriga e quello di Pantano, sulla base proprio delle esigenze che abbiamo al momento, visto che presumibilmente il vaccino che verrà utilizzato è lo Pfizer. Dobbiamo organizzarci di multipli di 6, perché una boccetta di vaccino contiene 6 dosi, e quindi per evitare che vada sprecata anche la minima percentuale di dosi vaccinali, dobbiamo attivarci giornalmente a moduli di 6, quindi 6, 12, 18, 24 e via dicendo, fino a un massimo di 60 dosi la settimana. Le farmacie aderenti, perché non tutte lo faranno per una questione di spazi, anche per una questione di organizzazione, hanno propri farmacisti vaccinatori che si sono formati con 2 corsi ben distinti, il primo organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, e nel caso delle Marche i nostri hanno fatto anche un corso cosiddetto pratico, affiancando medici e infermieri negli hub vaccinali esistenti che la Regione Marche ha messo in piedi su tutto il territorio. L'obiettivo che il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e tutte le regioni avranno sarà proprio quello di chiudere gli hub vaccinali e di fare in modo che la vaccinazione continui nella normalità attraverso il medico di medicina generale e anche l'utilizzo degli spazi della farmacia, un po' come avviene nel resto d'Europa, cioè fare rientrare la vaccinazione anti-Covid come una normale vaccinazione, come è avvenuto negli anni con i vaccini anti-influenzali.